Nel 2020, dopo numerosi rinvii, è stato finalmente avviato il Piano Italia Cashless, la misura elaborata dal governo italiano con l'obiettivo di incentivare i pagamenti digitali. La prima misura ad essere entrata in vigore è stata la modifica alla normativa in tema di spese fiscalmente detraibili. Dal 1 aprile 2020, infatti, si può beneficiare delle detrazioni IRPEF al 19% solo se il relativo pagamento è avvenuto in modalità cashless. Hanno fatto seguito l'introduzione, dal 1 luglio, del credito d'imposta pari al 30% delle commissioni sugli strumenti di pagamento elettronici, rivolti agli esercenti con un fatturato inferiore a 400.000 euro, e la stretta sul limite massimo all'utilizzo del contante, ridotto a 2.000 euro. Infine, sono entrate in vigore le misure forse più discusse di questo piano, il cashback e la lotteria degli scontrini. Il cashback prevede la restituzione del 10% di quanto speso per i consumi in negozio. I primi 100.000 partecipanti per numero di transazioni cashless riceveranno anche un super cashback di 1.500 euro. La lotteria degli scontrini, invece, permette ai partecipanti di ottenere un biglietto della lotteria per ogni euro speso, sempre per i consumi in negozio effettuati tramite strumenti cashless. Ma perché è importante incentivare i pagamenti digitali? I motivi principali sono due, vediamoli. Il primo è che un maggior utilizzo dei pagamenti digitali può avere effetti positivi sul grado di modernità del paese. Queste tecnologie, infatti, abilitano servizi innovativi che il contante preclude. Il secondo motivo, invece, è legato alla lotta all'evasione fiscale. I pagamenti cashless, essendo tracciabili, rappresentano un forte deterrente per chi vuole evadere. E non è finita qui, perché l'Italia, con 77 transazioni con carta pro capite nel 2019, si trova ben al di sotto della media europea, pari a 141 transazioni con carta pro capite e ricopre la 24esima posizione su 27 paesi in questa particolare classifica. La volontà del governo italiano di incentivare pagamenti digitali nasce quindi da questi motivi e può essere letta come un segnale positivo. Un piano articolato e di lungo periodo, ma più che mai necessario.